quando c'è il militare, se risponde un po' in ritardo è perché siete in lista di attesa, perché casomai prima di voi ci sono altre 3, 4, 5 telefonate, mano a mano che le scarica l'operatore e risponde. Anche perché in questo modo non transitate dal centralino di Caserta e poi rimbalzate qui, ma avete il contatto diretto con l'operatore che sta sul posto, che attiva immediatamente le macchine. Quindi